Bella raga, se volete supportarmi come creatore, basta che andate nel negozio oggetti, supporto creatore e scrivete DragonBBX, tutto grande. Vi ricordo che se shoppate qualcosa con il mio codice, un lama, una qualsiasi cosa, una skin su Battle Royale, raga, basta che mi inviate lo screen o magari un video mentre state shoppando in direct su Insta o mi menzionate nella vostra storia. Mi raccomando raga, per quelli che mi supportano, ovviamente ai 100 supporter ci sarà un bel premio per tutti. E ci siamo quasi arrivati, quindi ve l'ho spoilerato. Yeah. Io siamo con What Miran Bella. e Salo 25 Official, raga, il mio nuovo editor. Quello che appunto, come Bella potete raga. vedere, mi sta facendo le miniature e che mi edita i video. Quindi, ragazzi, se siete interessati, c'è il suo canale in descrizione. C'è proprio il suo ultimo video che ha fatto una nuova serie che vuole fare uno contro uno con i suoi iscritti. Quindi mi raccomando, raga, andatelo a seguire. Raga, oggi parliamo dei materiali di questo gioco e parliamo dei materiali a 6 stelle. I materiali, raga, che non si sa da dove sono usciti, non si ha la minima idea. E ora ve li faccio vedere. Allora, eccoli No, dammi qua. quello. Eccoli qua. Prendiamo pure questo. Passamelo. Questo, raga, il miele che non si sa. Devi passarmi. Raga, partiamo dai materiali più bassi. Tipo, vabbè, che ovviamente con me non vedrete perché non lo trovo più. Come rame e argento, raga, che sono materiali che si usano per craftare le armi da livello 1 fino al 10. Si usa il rame, che appunto sono le armi di potenza 34. Invece le armi con argento si fanno al 58, quindi di sopra al 34. Se non erro, quanto è Milan? Al 43, dopo il 34. Sì, Ok, al dal 43 al 43. 58. Che bello, mi ricordo ancora queste cose. Emozione. Mamma mia. Poi, raga, troviamo subito dopo la malachite che si trova, se non erro, dal 34 in poi, di tavolaccia, dalle Storm Chest, se non erro. Sì, appunto, troviamo la malachite che è appunto per le armi all'82, come potete vedere. 67 all'82. Bravissimo, Milan. Dopo ti do uno schioppo solo per questo. Vai a vieni, non sto scherzando, te lo do ora, vuoi vedere? Per mettere culo io non ce l'ho. Tieni. Sei Mamma mia, contento? che grande. Sì, molto, sono un bimbo felice. Ma però devo fare pure un regalo al mio editor, se no non ha senso come cosa. No, non lo voglio. Why are you running? Why are you running? Run. Veramente. Tieni. Troia. Tuo padre è un Niente, coglione. raga, poi troviamo la... Dopodiché troviamo questi altri due materiali, raga, che sono appunto Scagliaboia, che è questo, crisallo di Scagliaboia, e Miran se lo prende, va bene. E poi troviamo insieme alla Scagliaboia l'ossidiana. Raga, questi due materiali vi consiglio di fare tutte le armi in Scagliabuia e in ossidiana di fare appunto, vabbè, tutti i lanciarazzi perché si fanno tutti in ossidiana, cioè non si può scegliere. E vi conviene di fare pure i martelli in ossidiana, tipo che ne so, qualche martello, tipo lo sbriciolatore come l'ho fatto io, perché ha poca durevolezza. Ecco. E niente, raga, mi raccomando, non fate il notturno in ossidiana. Subito dopo il raggio solare e il core lucente, che sono i materiali secondo me più belli del gioco, anche da vedere quando li si deve spaccare nella grotta. E il raggio solare è molto bello e il core lucente, vabbè, lasciamo stare perché è tutt'altro pianeta, raga. E il core lucente, ovviamente, passate le armi a core lucente da ossidiana a core lucente, quindi al 130, dal 115 al 130. Raggio solare, stessa cosa, solo che la passate da Scaglia Boia a raggio solare. Poi, raga, parliamo dell'argomento del video,
Ovvero, tipo oh, questo. Porca di co. Miran, dammi quel c***o di martello, mi fai vigilare il c***o quando mi prendi le robe, c***o. Tipo raga, no, fra, mettile a terra però, le metto le oh, falle lì. Ma vedi che sei un c***o. Passami quel c***o di martello. Allora. Dai, figlio di puttana, passa. È suo, è suo. Muoviti, co***o. Ecco qua raga. Ho mancato una cosa. Ho mancato lo shield a 50. La polvere spettrale. Vabbè, ce l'ho nel deposito. La vado a prendere. Allora. Me lo passi quel c***o? Oh, me l'ha dato a me. O ti vuoi dare quella cosa? Ma co***o, ho troppato io più. Testa di merda. Ti raccomando. Minchia, se mi stai sul c***o. Pensavo nessuno se ne accorgesse, allora... Allora... Vaffanculo da tua madre, va. Ecco qua, raga. Insieme a tutto questo, di... troviamo anche la polvere minerale spettrale. Spettrale, sì, appunto, raga. Cosa sarà mai questa roba? Allora, per tutti quelli che, raga, scambiano e dicono mi sono preso uno stack di arcobaleno e me l'hanno regalata, non serve a niente, raga, questa roba. Non serve a niente. La vendono anche su diversi siti, ma non serve a niente. Cioè... Nel senso che non le potete usare per craftare le armi, perché appunto sono materiali a 6 stelle. Quindi non ci sono armi al 160, al 140, quello che sia. E questi materiali sono usciti appunto da un bug del gioco, se non erro, o un glitch, non ricordo. Lo so perché me l'hanno detto, raga. Poi se sapete la vera storia, basta che me lo dite qui sotto nei commenti. Comunque un mio amico a livello alto che ha finito il gioco mi ha detto che si trovavano perché prima all'inizio del gioco, che Fortnite c'era prima Salva il Mondo e poi Battle Royale, ci fu un glitch e anche diversi bug e appunto uscirono questi materiali e chi li ha presi ha avuto la possibilità di duplicarli appunto con la duplicazione che avete visto, spero, nel mio canale. Quindi raga, ecco da dove sono usciti questi materiali, da come potete vedere, guardate, io ora li prendo, ma lasciamo stare che ne ho uno, uno e uno. Vedete, sono a 6 stelle, quindi non li potete usare, raga, sono completamente inutili. Quindi anche se uno vi offre, che ne so, uno stack di arcobaleno, uno di spettrolite, anche per un lanciarlo viene come questo moddato, raga, non accettate. Perché sinceramente non servono a niente questi materiali. Spero che questa spiegazione vi sia servita. Troverete un altro video appunto di qualche nuovo glitch, credo stesso domani. Vi ricordo che se volete supportarmi come creatore il codice è DragonBBX tutto grande. Quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un like e condividete questo video. Volete salutare? Ecco, bravo. Bella raga. Per quelli che non sono ancora iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi diversi glitch e diversi video. Bella raga.